La seconda puntata di Tu sì che vales è stata particolarmente densa di emozioni per Emma Marrone. La giudice popolare ha infatti superato indenne l'incontro con l'ex rivale in amore Belen Rodriguez e in più ha profondamente dissentito sull'esibizione di un concorrente in gara. Salvatore Marino, più conosciuto sui social come il maschilista mondiale, ha portato infatti sul palco la sua invettiva contro le donne di oggi, dichiarandosi fin da subito il salvatore dei diritti dei maschi disagiati, oppressi e vilipesi dal femminismo nazista mondiale. Mentre i tre giudici gli hanno immediatamente negato il tempo, la Marrone lo ha lasciato finire. La giudice popolare però ha espresso tutta la sua disapprovazione per il concorrente, chiosando così: «Io adesso lo meno. Scusami, quando vai via ricordati di portarti dietro anche la tua ignoranza».